Grazie al Presidente Brunello, grazie a voi, chiedo scusa per il ritardo, ma ormai mi sono arreso, a Venezia mi perdono, non c'è niente da fare, quindi ci ho messo più di 20 minuti per venire dalla stazione. Allora, do un po' di informazioni e poi pochissime considerazioni di carattere generale sui temi che ha già trattato Raffaella Milano e quindi cercherò il più possibile di non ripetere le cose che lei ha detto in maniera peraltro molto chiara e convincente. Allora, parliamo di una iniziativa voluta dalle fondazioni di origine bancaria che hanno fatto un accordo con il governo. Questo accordo è stato reso possibile da una norma nella legge di stabilità 2016 e cioè quella approvata alla fine del 2015. Questo accordo prevede che viene costituito un fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, alimentato dalle fondazioni di origine bancaria con dei versamenti di 30 milioni all'anno per gli anni 2016, 2017 e 2018. A queste risorse, questo è il dato interessante, si aggiungono risorse di credito d'imposta sugli utili delle fondazioni. Il governo riconosce alle fondazioni che versano, quelle che non versano non hanno nessun vantaggio fiscale, quelle che versano si vedono riconosciuto un credito di imposta piuttosto consistente, tanto che il fondo ammonta a 120 milioni all'anno per 3 anni. Quindi parliamo di un intervento abbastanza forte, non di un piccolo esperimento. Per la cronaca, tutte le fondazioni hanno aderito a questo progetto. Quindi governo e fondazioni rappresentate dall'ACRI firmano un protocollo di intesa che regola il traffico di questa operazione, come adesso spiegherò rapidamente. Il protocollo di intesa definisce gli obiettivi, le modalità di intervento, grosso modo i criteri di valutazione dei progetti e poi decide, questo è importante, che l'attuazione di queste iniziative l'attuazione venga affidata a un soggetto privato individuato dall'ACRI. L'ACRI individua la Fondazione con il Sud per un paio di motivi. Il più importante è che la Fondazione con il Sud è figlia di tutte le fondazioni di origine bancaria. Quindi è uno strumento delle fondazioni di origine bancaria, secondo perché abbiamo maturato una qualche esperienza che dal punto di vista tecnico evidentemente ha tranquillizzato l'ACRI. Noi per evitare di confondere le attività della fondazione con il Sud, con le attività di questo fondo, abbiamo creato un'impresa sociale 100% della fondazione con il Sud che ha l'incarico di attuare questi progetti. Quali sono le novità più forti? La prima novità sulla quale tornerò è che fa, per usare un'espressione un po' forte, fa irruzione in queste politiche in maniera strutturata il terzo settore. Il terzo settore nei progetti, chi di voi li ha preparati, chi di voi li ha guardati, chi di voi ha approfondito l'argomento, il terzo settore non è, come al solito accade per molte politiche sociali, un comprimario, né tantomeno è un supplente. Il terzo settore in questi progetti ha un ruolo di protagonista, come vedremo anche dal punto di vista delle regole dei bandi. Il secondo, l'ha già detto Raffaella, si punta a mettere in campo un insieme di forze, di energie, di esperienze, di relazioni, che è la comunità educante. Il giudizio qual è? La scuola evidentemente serve, è decisiva, è importantissima, mettete l'aggettivo che volete. Ma la percezione è che non basta, non si può delegare tutto alla scuola. La vera risposta è una risposta della comunità che si fa carico di questo problema. La terza grande novità è quella che dicevo, che siamo di fronte a un intervento molto innovativo dal punto di vista delle politiche di welfare, che mette insieme risorse private e risorse pubbliche. Il credito d'imposta non è una risorsa pubblica in senso stretto, ma tuttavia sono tasse che lo Stato decide di non prelevare per favorire un intervento. Allora, il primo anno è stata decisa una dotazione finanziaria di 115 milioni di euro per i primi due bandi. Il bando infanzia 0-6 anni 69 milioni di euro e il bando adolescenza 11-17 anni.
questi due bandi abbiamo deciso di farli in due fasi. Prima l'idea, la proposta, selezione dell'idea, invito a presentare un progetto esecutivo, selezione del progetto esecutivo. E gli obiettivi del bando prima infanzia: ampliare e potenziare i servizi educativi e di cura dei bambini, con un focus specifico rivolto a bambini e alle famiglie vulnerabili o che vivono in contesti territoriali disagiati, migliorare la qualità, l'accesso, la fruibilità, l'integrazione e l'innovazione dei servizi esistenti. Il bando adolescenza, per certi versi, ha uno spettro di possibili iniziative più vaste, non è solo prevenzione e lotta della dispersione scolastica, ma è anche una serie di servizi che favoriscono l'inserimento degli adolescenti nella comunità. Per usare una battuta un po' banale, insomma, in questa fascia di età, soprattutto in alcuni territori, in alcuni quartieri delle aree metropolitane più a rischio, la vera questione è togliere i ragazzi dalla strada, dove hanno una serie di tentazioni e sono anche oggetto di reclutamento da parte delle organizzazioni criminali. Abbiamo assegnato il bando prima infanzia il 21 settembre, approvando 80 progetti, poi dopo vediamo come sono distribuiti, per 62 milioni di euro. Il bando adolescenza, il 19 ottobre prossimo, il Consiglio di amministrazione di Con i Bambini seleziona le idee e quindi dà il via alla progettazione esecutiva di un certo numero di progetti, e il bando adolescenza ha 82,8 milioni di euro. Qualcuno di voi dice: questo fa il gioco delle tre carte, i milioni erano 115, sono diventati 145. Sì, sono diventati 145 perché il comitato di indirizzo strategico, che è quello che governa tutto questo andamento, la gestione complessiva del fondo, ha deciso, a fronte delle numerosissime domande pervenute sui primi bandi, di stanziare 30 milioni della seconda annualità sulla prima annualità. Questo ha consentito, per esempio, di finanziare tutti i progetti del bando prima infanzia che hanno raggiunto un livello sufficiente nella valutazione. Il nuovo bando, abbiamo introdotto due novità. La prima, oltre quelle che vi dicevo, cioè che si fa in un'unica fase. E allora abbiamo detto che il capofila è un soggetto di terzo settore, mentre invece è obbligatoria la presenza della scuola nel partenariato. Questa è la novità. Cioè, bisogna occuparsi della povertà educativa minorile per una elementare questione di giustizia, per non negare diritti, anzi il principale diritto, per mettere tutti, diciamo, in una... Una volta, quando le ideologie erano forti, c'era una grande guerra, chi diceva bisogna riconoscere immediatamente il diritto a tutti e chi diceva no, il problema è dare pari opportunità, fate come vi pare, va bene tutto. Ma intanto c'è una disparità nelle opportunità intollerabile e non c'è coscienza sufficiente. Ma attenzione, c'è questo e c'è un altro motivo sul quale io, evidentemente condizionato dall'esperienza del Sud, insisto molto. Ma chi, con quale criterio, con quale logica parliamo di sviluppo economico se bruciamo il capitale umano? Cioè, ma in quale angolo del mondo c'è qualcuno che pensa che si può fare lo sviluppo senza capitale sociale, senza capitale umano? Cioè, questo manca completamente nel dibattito politico, nella cultura. Cioè, al massimo c'è qualcuno che dice, vabbè, occupiamoci perché dobbiamo recuperare un livello di eguaglianza. Benissimo, ovvio, necessario, straordinariamente importante, ma occupiamocene anche, perché altrimenti il nostro paese, ma dove va? Io non voglio mettermi a fare comizi a Venezia, ma diciamo, anche Raffaella potrebbe raccontare di quartieri, io dico del sud che li conosco meglio, ma quando lo racconto poi mi dicono che nelle periferie di Torino, di Milano, più o meno ci siamo, immagino Mestre, non lo so. Cioè, ma che senso ha pensare di fare degli interventi che attraggano imprese, che facciano infrastrutture, se non c'è il capitale umano? Allora, questo è il tema. È una clamorosa ingiustizia ed è una clamorosa opportunità mancata per lo sviluppo del paese.
Su questo bisogna insistere molto. Non è che viene dopo. Dice sì, i bambini non vanno a scuola, hai ragione, è un problema, però un attimo. Dobbiamo assicurare la crescita, quando ne avremo che ce ne avanza ci occupiamo dei bambini. Guardate, è tale e quale il discorso della cultura. Non si trova nessuno che dice la cultura non è importante, non è importante, ah, peccato che non ci abbiamo le risorse. Una stupidaggine. Non è che è facile, però questo meccanismo, diciamo, scolpito nel marmo, questa norma scolpita nel marmo, prima la crescita e poi la lotta alle diseguaglianze, che è la base del vecchio welfare novecentesco, ce l'abbiamo tutti in testa perché così ci hanno abituati. Il welfare è nato così, siccome lo sviluppo capitalistico era bello, fantastico, assicurava la crescita, peccato che determinava diseguaglianze, lo Stato pareggia le diseguaglianze, più o meno, o comunque ci prova. Questo è finito, non funziona più così. Quindi quando diciamo advocacy su questa questione specifica delle pari opportunità da garantire a tutti, e attenzione, non si va da nessuna parte se non si potenzia il capitale sociale, capitale umano, capitale sociale. Seconda osservazione di carattere generale, questo intervento, oltre a una innovazione tecnica che poi richiamo alla fine, è importante per il motivo che dicevo prima. Qua è la prima volta che in grande stile le fondazioni di origine bancaria promuovono un intervento il cui soggetto protagonista è il terzo settore. Adesso qualcuno potrebbe dire, scusa, ma il terzo settore non è perfetto, lo so, soprattutto uno che dà i soldi al terzo settore come me, la fondazione, tutti i difetti li sappiamo, non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di un'operazione culturale e politica straordinaria, perché è la prima volta a queste dimensioni che lo Stato fa un passo indietro, cosa necessaria per cambiare il nostro welfare. Io penso, ogni tanto faccio una battuta, non vi faccio perdere tempo, ma se qualcuno di voi si diverte può scriversi quante definizioni nuove del welfare girano. Io ne ho contato una decina: welfare comunitario, secondo welfare, welfare rigenerativo, no, si dice una cosa così, che dice? Senza ri. Generativo, welfare familiare, welfare di prossimità, naturalmente non manca welfare aziendale, naturalmente non manca welfare 2.0, va tutto bene, ma oltre la terminologia che cambia si vedono movimenti forti? Si vede consapevolezza forte che bisogna cambiare? Io penso che c'è una certa nostalgia, che tutti pensano, vabbè, mo finisce la crisi e torniamo, facendo l'errore clamoroso di considerare che questa crisi finisce con una parentesi che si chiude, invece la parentesi non si chiude, sia dal punto di vista economico che sociale. Sta cambiando molto, quindi non è che si chiude la parentesi e si ricomincia come prima. E allora bisogna sperimentare. Qui c'è un grande esperimento. Qui c'è un governo di questa operazione in cui lo Stato è in minoranza. C'è un governo dell'operazione in cui nessun rappresentante di ministeri valuta i progetti. Vogliamo provare? Ha un senso? Secondo me ha un grande senso. Perché se nel Paese finalmente si capisse che c'è il pubblico non statale, forse faremo qualche passo avanti. Perché qua siamo abituati a pensare privato e pubblico, cioè statale. No. Privato, statale e pubblico. Questo è un intervento pubblico naturalmente, ma non è statale. E guardate che adesso l'ho detto rapidamente, ma diciamo questo è un punto molto importante. Sperimentare nuove formule di welfare in cui i soggetti abbiano ruoli diversi dal passato. Non il pubblico che dà le carte e gli altri si adeguano, pubblico, privato sociale, destinatari, si rimpastano le competenze per cambiare le cose. Lui potrebbe fare qualche esempio di altre cose che stiamo facendo, per esempio nel mondo delle carceri. La logica è la stessa, lo Stato non può fare tutto. E quando diventa interprete di una cultura in cui l'offerta è onnivora, fa tutto lei, sa tutto lei, decide tutto lei, fa solo guai.
Quando lo Stato si accorge che ci sono energie, esperienze, soggetti che possono modificare le cose, si sperimenta e si va avanti. Ultima osservazione che volevo fare, ma credo che su questo tu parlerai meglio e più di me, c'è una grande innovazione in questi bandi che ha determinato una confusione infernale, perché poi le grandi innovazioni, poi si passa al piano di sotto, cioè si passa alla cucina e non si capisce più niente. Abbiamo deciso che in tutti i partenariati ci deve essere un soggetto incaricato della valutazione di impatto. Quindi attenzione, non è che lui fa la sua valutazione, la valutazione del progetto, il monitoraggio, la rendicontazione, la facciamo noi, evidentemente. Ma pretendiamo che chi fa un progetto si pone il problema di avere un soggetto capace di valutare l'impatto di quel progetto e quindi di costruirlo anche tenendo conto delle esigenze di una valutazione. Come tutte le innovazioni, all'inizio c'è un po' di sbandamento, però io penso, e già i primi segnali si vedono, che è stata un'innovazione importante, perché fa capire che le risorse comunque impegnate devono essere valutate bene e si deve capire che effetto hanno avuto. Sia per una elementare questione di eticità, pensate ai donatori privati che hanno diritto di sapere com'è andata, ma sia per correggere, modificare e migliorare gli interventi successivi. Penso che io ho sforato di un paio di minuti.